In questo video ti parleremo di una delle possibili strategie di trading di criptovalute. Dopo averla studiata, sarai in grado di acquistare e vendere i token Ultima in modo più efficiente. Ci concentreremo su una strategia di piazzare ordini su un exchange di criptovalute, quindi iniziamo con un po' di teoria. Un ordine è la tua richiesta personale di acquistare o vendere criptovalute. Innanzitutto si dividono in ordini di mercato e ordini pendenti. Si tratta di un ordine di mercato quando piazzi un ordine direttamente per aprire una transazione in un terminale di scambio. E questo deve essere eseguito al prezzo attuale, cioè al prezzo di mercato. Si parla di ordine pendente quando piazzi un ordine in un luogo specifico in anticipo. Tale ordine verrà eseguito quando il prezzo si avvicinerà a quello specificato nell'ordine. In altre parole, rimandi l'esecuzione dell'ordine per un periodo di tempo indefinito. La strategia di cui parleremo si basa sull'utilizzo di ordini pendenti. Tieni presente che questo video non è una raccomandazione finanziaria, ti stiamo semplicemente informando su una delle strategie esistenti sul mercato. Sta a te decidere se seguirla o meno. Dunque, in primo luogo, non vendere al prezzo di mercato. Inserisci un ordine pendente e un prezzo di vendita più alto. La soluzione ottimale consiste nel piazzare ordini a un prezzo superiore a quello di mercato del 5-10%. Questo darà al mercato un chiaro segnale delle sottovalutazioni di Ultima e diventerà un impulso per la crescita del prezzo del token. In secondo luogo, utilizza una strategia della media. In altre parole, compra e vendi a scala. La media è una strategia che consiste nel piazzare non un singolo ordine a un prezzo specifico, ma più ordini a prezzi diversi. Di conseguenza, quando l'asset crescerà, l'acquisto di un'azione a scala ti permetterà di ottenere più velocemente un profitto. Se sei sul mercato da un po' di tempo, probabilmente ti sarà capitato di trovarti in una situazione in cui, dopo aver venduto un asset, questo ha iniziato improvvisamente a crescere come se volesse farti un dispetto. Questa strategia, che consiste nel piazzare diversi ordini a un prezzo più alto, ti permetterà di evitare tali delusioni. Normalmente tutti sognano di acquistare una moneta al prezzo più basso e di venderla al prezzo più alto, ma ricorda che questo è praticamente impossibile. Anche i grandi operatori, le balene con miliardi di dollari investiti in criptovalute, comprano e vendono a scala. Nessuno può prevedere il prezzo minimo e massimo. Una buona strategia consiste nell'acquistare e vendere Ultima a scala, a un prezzo più alto con una differenza di valore del 20% tra gli ordini. Per avere successo nel mercato delle criptovalute, devi capire che è assolutamente normale aspettare. Pertanto, cerca sempre di vendere Ultima in parti a un prezzo più alto. Se vuoi ottenere guadagni a lungo termine, puoi acquistare Ultima a intervalli regolari per importi uguali. Quindi, se il primo giorno del mese decidi di acquistare Ultima per un importo di 100 dollari, devi essere pronto a spendere questi 100 dollari per diversi anni. Le cifre variano da persona a persona. Alcuni investono 50 dollari al mese, altri 5.000 dollari al mese. È una strategia molto flessibile che puoi facilmente adattare alle tue esigenze. Anche se noti che il prezzo del token è sceso in modo significativo, continua a investire e a comprarlo a un prezzo basso. Quando ci sarà una crescita, otterrai un grande profitto. È importante capire che potremo raggiungere un buon risultato solo se l'intera community Ultima, che conta milioni di persone, seguirà questa strategia. Immagina, ci saranno più di 1 milione di ordini in borsa a un prezzo più alto. Questo invierà un segnale inequivocabile della sottovalutazione di Ultima al mercato e darà una forte spinta al prezzo del token. E quindi nell'interesse di tutti seguire accuratamente queste raccomandazioni e condividere questo video con il maggior numero di persone possibile.